Salve ragazzi, di nuovo qui all'Opinione di Luzio. Oggi 12 settembre, un'ora che ormai comincia a essere anche freddina, perché siamo quasi all'ora di cena, verso le 19.30. La città ve lo dirò alla fine ragazzi, sempre in un bel paese d'Europa. E oggi vi voglio ritornare sul mio primo video che ho fatto, cioè parlare di una volta di Pistorius. Cioè ha rotto i coglioni questo. Cioè, ha partecipato alle Olimpiadi, la sua possibilità di come atleta, ha avuto la possibilità di avere il suo spazio per la sua disciplina tanto amata, ok, basta, no, anche le Paralimpiadi hanno potuto partecipare, ma se decidesse questo nella sua testa, se le Paralimpiadi vuole partecipare alle Olimpiadi, vuole essere dappertutto, insomma, in Italia ce l'abbiamo un caso del genere, Annalisa Minetti, Miss Italia, Sanremo, e in più adesso anche le Paralimpiadi, cioè non lo so io ragazzi, dobbiamo fare un po' di tutto, ma per mani di protagonismo non so cosa serve. In più c'è stata delle polemiche che naturalmente non le dicono sulla televisione, ma lui è arrivato prima alle Paralimpiadi con il record del mondo in 400 metri, perché le sue protesi, guarda caso, finanziate dalla Nike logicamente, erano con degli accorgimenti tecnologici migliori delle altre, perché se andate a vedere la vostra gara vedrete che c'è una differenza fra le protesi di Pistorius e quelle degli altri. Quindi voglio dire, se già era avvantaggiato a correre con quelli con le proprie gambe, ok, a questi qua voglio dire è normale che gli dà 400 giri, e lui ha fatto lo splendido quando è andato in finale, però già si è accorto che magari ha corso un po' troppo veloce in superiorità, voglio dire fisica stratosferica, ma non direi fisica, direi più che altro una superiorità tecnologica rispetto agli altri, si è reso un po' conto e ha abbracciato il brasiliano, dai ecco tranquilli, cioè siamo qui per partecipare, perché ci piace correre, ma se ti piace correre decidi, vuoi fare le Olimpiadi o le Paralimpiadi, vuoi essere dappertutto o non vuoi essere dappertutto, cioè se tu hai reso le tue belle gambine migliori del mondo per correre con gli Olimpiadi e ti è stato pure contestato in Europa e poi l'hai portato in America come già vi ho detto, allora ragazzi cosa fai? Poi dopo vuoi andare alle Paralimpiadi, vuoi fare il fenomeno? E la televisione che è una baracca che si tiene in piedi soprattutto con lo sport, che è uno dei motori trainanti dell'economia mondiale, logicamente ti dà la possibilità comunque sia di avere visibilità. Io non lo so quando torno conto, logicamente. Io so solo che i miei vecchi mi dicevano fai del bene e scordatene, ma fai del male e pensaci. Vi ragazzi siamo qui a Londra. Ciao!